Benvenuti a Giardino Rivelato, il podcast dove oggi voglio parlare un po' così, non voglio dare chissà quale sguardo profondo. Come ho detto più volte, mi interessa poter parlare di giardini con qualcuno, come si parla di film, di poesia, di viaggi, di cibo. E la cosa bella di un podcast è che è un dialogo possibile in differita. Io ora sto registrando e voi dovunque siete potete rispondermi tra un minuto, tra 10 anni, tra 2 mesi, in qualunque posto del mondo. Quindi se vi viene voglia, mentre ascoltate, di dirmi oh, ma che stai dicendo? O se qualcosa non vi è chiaro, scrivete, potete commentare sul podcast, potete scriverci su Instagram. A noi interessano storie personali, perché noi da soli possiamo sapere veramente poco. Mentre i giardini rivelano un universo che è nascosto nei ricordi, nelle esperienze di tantissime persone, anche di chi non ne ha mai avuto uno, e di questo siamo convinti. Solo che questa rivelazione è appena agli inizi, i giardini sono ancora segreti per tantissimi, sono relegati dietro le mura. Quindi mi domando, quando è successo che li abbiamo chiusi, nascosti, dimenticati? Quando è avvenuta questa sconfitta? Il ragionamento passa da Londra, dove sabato mi trovavo con Giulia, che è fin da piccola appassionata di letteratura inglese, e le ho rotto le scatole, chiedendole quando è successo che la letteratura e l'arte francesi sono diventate più importanti di quelle inglesi? Giulia, ci dice che pensi dell'arte e della letteratura inglese? La cosa che mi ha sempre affascinato dei romanzi inglesi, innanzitutto, è l'aver trovato un nesso con la passione che avevo da bambina per le fiabe e le favole. E ho trovato all'interno dei romanzi delle poesie inglesi, da Shakespeare a Stoker, a Austen, a Wordsworth, un senso comune di leggerezza, nel senso calviniano del termine, cioè il non farsi appesantire dalle cose. Il fatto di poter leggere un romanzo che, benché sia complicato nella forma, complesso nei contenuti, sia comprensibile fin da subito, facile da assimilare sia per i ragazzi che per gli adulti. E il fatto che diano la possibilità di approfondire, di essere approfonditi, senza però appunto essere pesanti. Ed è questo il motivo per cui ci viene più facile capire la metafora del ritratto di Dorian Gray, di tutta la ricerca del tempo perduto di Proust. Sicuramente la metafora la capiamo meglio, cioè che lui e il quadro si erano scambiati, che l'arte vive per sempre e noi no. Però noi oggi siamo più simili alla pittura di un quadro cubista o a un paesaggio inglese? Cioè siamo fatti di mille cose che insieme non si capisce bene cosa sono, oppure siamo una romantica, passionale unione di colori, forme in armonia tra loro. Lo so benissimo che è una visione parziale, lo so che l'arte inglese è potente, è profonda, ha tantissimo da dire, ha detto tantissimo. Infatti, ora, appena finisco di registrare, vado a leggermi Assassinio nella cattedrale. Però l'Inghilterra ha raccontato e dipinto in modo tale da creare questi mondi, mondi appassionanti, ma chiusi, in cui raccontare delle storie. E mi pare che queste cornici assomiglino molto al giardino. Non c'è un film in costume inglese senza un giardino, perché serve da palcoscenico. E il disinteresse, il disamore europeo, soprattutto mediterraneo italiano, della cultura per il giardino non ne è che una prova. Insomma, noi abbiamo smesso di appassionarci alle storie. Ci siamo rifugiati nelle psicologie, nelle fissazioni, nelle nevrosi. Abbiamo cominciato a pensare che raccontare i luoghi non dicesse nulla di importante, che fosse importante raccontare le idee, le maschere. Gli inglesi hanno questa tenera caratteristica di essere isolani nell'anima, e quindi le loro passioni sono rimaste loro. Storie di Natale, storie di giardini, storie di fate, racconti popolari, racconti godibili, mentre noi ci siamo tenuti la nausea, l'esistenzialismo, il dissidio continentale, mediterraneo. Noi guardiamo al loro mondo di arti e fantasia con fascino che non riusciamo a comprendere fino in fondo, soprattutto quando li vediamo ridere dicendo che sono tristi della Brexit e non vedono l'ora che avvenga, però. Sembra quasi che l'unica cosa importante sia avere un aneddoto da raccontare,
possibilmente ridendo. Vabbè, Francesco, smetti di parlare di un popolo intero come se fossero tutti uguali. E allora parlo di pochi. Venerdì, nella serra mediterranea dell'orto botanico di Birmingham, ascoltavo due signore discutere su di una pianta, la snail flower, che ha un nome bellissimo, si chiama Vigna Caracalla, ed è anche estremamente profumata. Era in fiore da tante settimane, con questi fiori bianchi, viola. Descrivevano le sfumature, queste signore, ne discutevano. Venivano spesso, ricordavano le altre volte in cui erano venute nelle ultime settimane. Credo che vengano ogni venerdì. E vengono per guardare questa natura che cambia, tutti i dettagli di questa natura che cambia. E di persone così, in questi mesi qui in Inghilterra, nei giardini, ne ho potute incontrare tante, davvero tante. Però dov'è che porta questa tirata apparentemente logica? Sono considerazioni opinabili, fatte ad alta voce e replicabili all'infinito su internet premendo play. Perché, come ho già detto all'inizio, questo podcast vuole parlare, parlare, parlare di giardini. I giardini sono una scusa che a me piace molto per qualunque cosa, dai dubbi alle analisi, ai consigli per la potatura, ma soprattutto per le storie. E ogni tanto, se a voi va bene, vorrei metterci la mia. Ho cominciato a riflettere sull'argomento di cui stiamo parlando ora, proprio venerdì, dopo le due signore e la Vigna Caracalla, quando ho visto una ragazza che all'orto botanico era circondata da una troupe di cameraman, da tanti fotografi. Aveva vinto 1 milione alla lotteria. E io mi domandavo, chissà se l'ha deciso lei il posto. Dubito, però non è che posso saperlo. Ma chissà se lei ci è venuta altre volte o se questa è la prima volta. Chissà perché hanno scelto proprio questo posto, questo giardino botanico. Perché è bello, sì, però anche perché permette di raccontare una storia. Non ho solo vinto e ho festeggiato in un posto bello, prestigioso. Lo stesso succede con le foto del matrimonio, si fanno in giardino, mi pare, spesso almeno. Quindi il mio matrimonio entra nella storia, diventa un racconto, uno spettacolo in teatro. E perché questo amore per il giardino, per le ville storiche, in quei giorni che non torneranno più, solo perché erano palazzi nobiliari? Magari è colpa dell'Eden, quell'Eden perduto, e che quando ci sentiamo fortunati, invincibili, innamorati, felici, in quel giorno speciale vogliamo rubare per un giorno solo. Voi comunque, proprio come vi lasciate affascinare dalle storie in costume vittoriano e dai cori di voci bianche che cantano a Natale, lasciatevi colpire dal giardino segreto, quello che avete dentro di voi, intorno a voi, nelle memorie. E scriveteci, fateci sapere cosa pensate di questi argomenti, chiedete ai vostri amici, litigate per stabilire se l'arte inglese sia stata più o meno influente di quella francese, poi tornate, commentate qui sotto, scriveteci su Instagram, dove ci trovate con il nome Giardino Rivelato, un nome che non tradisce nessun legame con la letteratura inglese.